Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video ho dei patch sugli occhi, ma sono in casa, ho l'influenza, che non è il coronavirus, ma una semplice influenza, ma io in ogni caso me ne sto in casa. Ho molto tempo per me, quindi niente, mi sono messa i patch. Di questi patch ve ne ho parlato nello scorso video dei prodotti finiti. Sono patch di Zao. Mi piacciono molto, devo dire, alla fine sono diventati i miei preferiti. Comunque, questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la casa. Sulle labbra ho il rossetto della Avril, il numero 600, che vedrete in un altro video. Non so se caricherò prima questo video o prima l'altro. Comunque, se carico prima l'altro, ve lo linko qua. Allora, parto con dei prodotti per quanto riguarda la lavatrice. Ho utilizzato il cura lavatrice di Napisan. Ne ho sentito parlare in molti video, ne parlavano molto bene, tutte entusiaste di questo prodotto, igienizza la lavatrice, elimina cattivi odori, rimuove lo sporco, il calcare, i residui di sapone, agisce sul filtro, tubi, oblò e cestello. Non mi è piaciuto, la lavatrice aveva un po' un cattivo odore, dopo questo prodotto continuava ad averlo e quindi niente, non credo di riacquistarlo. Di conseguenza ho utilizzato poi questo, ne ho un'altra boccetta che è nella scatola, comunque questo qua è il cura lavatrice sole. Questo mi piace molto perché lascia la lavatrice molto profumata, molto pulita e quindi credo che riacquisterò sole e basta, perché tanto mi piace questo, mi trovo bene, fa bene il suo lavoro, costa sulle 3 euro e niente, andiamo così. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, come in ogni video, ho finito anche la tiracolore della Gamex, costano 1 euro, sono i miei preferiti, battono Grey e tutti gli altri supermarchi conosciuti. Sono 10 pezzi per 1 euro, quindi un buonissimo prezzo, funzionano benissimo, non fanno danni e quindi continuo a ricomprare questi. Poi ho terminato anche questo detersivo della Winnis per lavatrice. Questo qua è Aleppo e verbena con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili, completamente biodegradabile, attivo già dai 30 gradi. Mi è piaciuto, ne ho un'altra confezione, mi sembra, che sto utilizzando, o è da iniziare, non me lo ricordo. Comunque la profumazione è buona, non è la prima confezione che prendo. Io quando lo trovo in offerta lo acquisto, mi piace, funziona sia su colorati che sui bianchi, sui capi delicati, quindi niente, lo utilizzo per tutti i capi e mi trovo benissimo. Ultimo prodotto per la lavatrice è l'ammorbidente concentrato talco fiori d'arancia, Diverso Natura Conad, è la linea biologica del Conad, mi piace, ha una buonissima profumazione. Io utilizzo molto poco l'ammorbidente, prima ne utilizzavo quantità industriali, ne utilizzo poco per via della gatta, forse era allergica all'ammorbidente, forse no. A regola no, però continuo a utilizzarne poco, lo metto solamente sui miei vestiti. Io sono sempre stata allergica a tutti gli ammorbidenti, invece, a parte il Lenore Blu, questo qua, e quello di Chantecler, quello della linea Bébé, che anche quella è ecologica. Comunque, questo qua l'ho comprato diverse volte, mi piace, non costa tanto, e quindi se lo trovo, lo riacquisto. Poi, due prodotti invece per la lavastoviglie, il Pril Cura Lavastoviglie, l'avevo trovato in offerta, io il Cura Lavastoviglie lo utilizzo tipo una volta ogni 6 mesi, però quando trovo questo qua in offerta lo prendo e lo utilizzo, mi trovo bene, mi piace, lascia la lavastoviglie molto profumata e quindi niente, continuo ad acquistare lui. L'altro prodotto è sempre dell'April, invece è il detersivo, detergente, come si chiama? Comunque il sapone per i piatti, però per la lavastoviglie. Questo qua è dell'April, sciogligrasso, gold, 12 azioni. Comunque l'April è il mio marchio preferito per quanto riguarda la lavastoviglie. Questo l'avevo pagato solo 2 euro, era in offerta al DM. Quando lo trovo in offerta lo acquisto, perché secondo me è il migliore, però costa tanto, quindi lo prendo solo quando lo trovo in offerta. Ottimo. Ciao Olivia. Poi, ultimo prodotto è questa candela, acquistata al Tigotà della Bolsius Aromatic. Allora, pagata pochissimo, la profumazione
a sentirla così era buonissima, poi in realtà te l'accendi e non si sente niente. Ha bruciato praticamente tutta la cera, però alla fine l'ho utilizzato in bagno con la porta chiusa, e se si lascia questa candela accesa per qualche ora, allora il bagno, che è piccolino, inizia un po' a profumare. Però ecco, se volete qualcosa che vi profumi un po' la casa, questo non ve la consiglio, ecco. Non mi piacciono le candele che ho profumatori per ambienti troppo forti, però qualcosa di un po' tenue mi piace, e questa proprio no, anche troppo tenue, e quindi niente, laverò il bicchierino, lo pulirò, utilizzerò poi il bicchierino e niente. Quindi questi erano i miei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. In questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!